Molto bene così a tutti ragazzi, bentornati su AKM Channel, sempre in compagnia di Kay Marcio. Come avrete capito dal titolo, è cambiato il format sui video per quanto riguarda i nuovi eroi. Prima io guardavo il video del trailer, poi facevo il mio video ed era un video sul video sopra un altro video. Adesso invece faremo una cosa completamente diversa. Da oggi in poi, quando esce il nuovo eroe, io guarderò il video, il trailer del nuovo eroe live insieme a voi. Cioè live nel senso che io lo sto vedendo adesso per la prima volta con la telecamera puntata in faccia. Quindi vorrei avere la mia reaction live sul trailer del nuovo eroe, i miei pareri a caldo e tutto questo presa diretta proprio. Ho i capelli sbarazzini. Questo lo faremo nella prima parte di video. Nella seconda parte di video faremo il classico skill preview. Andremo a leggere le informazioni che la Epic Games metterà a disposizione sul nuovo eroe e ovviamente andremo ad accompagnarlo con le immagini che la Epic ci metterà a disposizione. Quindi andremo a vedere una panoramica sulle sue skill e le sue skill nel dettaglio. Ma siccome ho un po' di hype, perché questo eroe, più che hype, il mio è tipo, non lo so, una specie di scetticismo, perché già ho visto qualcosa che... Ma basta, bando alle ciance, andiamo a vedere subito il trailer che parte tra 3, 2, 1, adesso. Speed. Interessante. Cazzo, è l'onda energetica. Si tira gli alleati a sé, madonna. No, vabbè, no, no, sta cosa che si tira gli alleati è illegale, raga. Porca puttana! Posso dire porca puttana? Ovviamente è un support, eh? Però cazzo! Cioè, ha aggiunto delle meccaniche di gioco interessantissime. Cioè, il fatto che tu prendi un alleato e te lo tiri è incredibile. Ma voglio subito andare a vedere le sue abilità, ragazzi. Allora, esteticamente mi fa cagare perché queste cose musicali alla scimmia mi stanno sulle balle. Però, cazzo, le meccaniche sono belle. Innanzitutto ci danno la sua storia sul sito della Epic. Ovviamente l'eroe si chiamerà Faze. Si dice che Faze cominciò a dare segno dei suoi poteri fin dalla giovinezza e venne inviata alla Tryon Industries per un programma di cura speciale. Quando le altre cavi umane organizzarono una fuga, Faze si unì alla loro causa. Una volta libera, nascose i suoi poteri per confondersi tra la gente comune di Omeda City, finché non venne condotta da Gora. Scatenate il vero potenziale dei vostri alleati con le abilità straordinarie che solo Faze sa padroneggiare. Stabilite un legame con gli alleati e date loro il potere di combattere con una resistenza, una forza e una ferocia impensabili fino a quel momento. Che cazzo vuol dire? Che buffa l'attacco agli alleati? Se è così è una cosa assurda, lo sapete, sì? Andiamo subito a vedere le skill, ragazzi, sono curiosissimo. Allora, non ci viene detto che cosa, che affinità avrà il nuovo eroe, quindi ancora non lo sappiamo, almeno non è scritto qui. Però abbiamo le sue abilità. Sull'R1 abbiamo: crea un legame tra Faze e un eroe alleato bersaglio. Se l'abilità viene riattivata, attira il bersaglio del legame a Faze. Inoltre Faze conferisce la sua rigenerazione salute all'alleato con cui ha il legame. Se Faze usa una delle sue abilità o riattiva la stessa, riceve un breve boost di rigenerazione salute. Quindi tu, che sei ovviamente supporto, crei un legame col tiratore, te lo tieni sempre, no, col legame, e quando è in pericolo via te lo tiri. Ma è bellissimo. E in più gli dai anche la rigenerazione salute. Sulla Q e sul quadrato abbiamo: Faze emette un intenso lampo di luce intorno al sé e al bersaglio del legame. Il lampo infligge danni e acceca i nemici nell'area d'effetto. Questo vuol dire che se tu hai il legame sul tiratore, fai il quadrato o la Q e fai una specie di lampo di luce che fa danno intorno al tiratore. Tra l'altro acceca, poi vedremo come sarà graficamente sul gioco, acceca i nemici. Poi abbiamo sul cerchio o sulla E: lancia energetica, Faze emette un flusso di energia dalle mani, infliggendo danni e applicando una carica di rallentamento con ogni colpo. Se Faze mantiene la lancia sul bersaglio abbastanza a lungo, il rallentamento si accumula fino a immobilizzare. Porca. Poi sul triangolo, quindi l'ultimate, la R, abbiamo: Faze e il bersaglio del legame ricevono un breve boost alla velocità di movimento, maggiore velocità d'attacco, bonus di generazione mana e riduzione ricarica. Quando Faze attiva l'abilità, lei e il bersaglio del legame ricevono anche uno scatto di velocità di movimento che si dissipa gradualmente in 2 secondi. Porca troia! Cioè, ragazzi, questo qua è un supporto assurdo. Fa danni e acceca quelli vicino al tiratore. Mettiamo caso il tiratore, no? Quello su cui hai il legame. Se lo tira a sé nelle situazioni di pericolo. Velocizza, aumenta i danni, aumenta la velocità d'attacco, rigenerazione salute, rigenerazione mana con l'ulti. E rallenta e immobilizza i bersagli. Ciao, best support, nerf please. Porca puttana. Allora, ragazzi, io ero molto, molto, molto scettico su quest'eroe.
perché già esteticamente mi stava sulle balle, però cazzo, ha delle meccaniche che sono davvero davvero utili, soprattutto in un gioco un po' più frenetico come è questo di Legacy. Cioè tu tieni il tuo legame telecinetico, poi dovremmo vedere se ha un raggio minimo, massimo, comunque in generale sul tiratore, anche se lo gancano in 45, tu te lo tiri in culonia, te lo tiri in... ciao, ciao! Va bene ragazzi, devo dire che questo eroe mi ha sorpreso. Non ci avrei dato nulla. Io pensavo che mi avrebbe fatto schifo. Ero già pronto a dire che cazzo è una merda. Invece no. Invece no. Esteticamente non mi piace moltissimo. Però, cazzo, aggiunge delle meccaniche veramente interessanti. Adesso fatemi sapere voi cosa ne pensate con un bel commento qui sotto. Ditemi se voi giocate support o in generale se vi sembra un eroe sgravo. Già così a me a vederlo così sembra sgravo. Poi vedremo ovviamente i cooldown che avrà e queste cose. Da Akemar c'è tutto. Tante belle cose a tutti. E ciao!